uno ha bisogno di qualcuno che ti dica cosa devi fare, perché voi non lo sapete. Ah, non lo sapete? Cosa avete smarrito la via? Non sapete fare i genitori, non sapete fare gli insegnanti, non sapete fare i politici, non si sa fare più nulla. E invece ci sono delle quattro regole ovvie, logiche, che è quello di metterci tutto te stesso, quello di non arrenderti mai, quello di tirarsi su quando si casca, perché voi non siete cascati, io sì, tante volte. Ero già cascato allora quando venni qua, ero già andato in coma due volte, mi mancava la terza. No? Non è così? Non posso dire, beh, Giovanni interessante, non è solo carino, è carino però sa tutto di letteratura sudamericana. Chi l'avrebbe mai detto? È solo se parli, lo sai. E lui ti risponde, giusto? E poi dice, è carino però, porca miseria, è anche interessante questo ragazzo. Quasi quasi ci esco. Perché che fai? Esci con una carina, punto. Ma io meno male che non sono più giovane. Pensa, inviti una, vai a cena, questa non parla e mangia meglio. Uno dice, chiamo il taxi, è finita così o no? Ma che ci fai con una carina che mangia meglio? Ma che fai? Dove parte la fantasia? Ma non c'è più, è finita, this is the end. È così. Pensa a un'altra che invece si ordina una carbonara se la mangia con le mani. E tu dici, se questa fa così al ristorante, non so se sono preparato, giusto? È una cosa, si fa interessante la serata, no? No! Porca miseria! Siete dei zombie! Ma io non lo so, ma peggio di così! Tutti a chiusi, tutti dentro una cosa, e se si deve uscire si fa una cosa bellissima. Perché è interessante? Polemica su rave party. Se ne è occupata. Come ha fatto questa carriera straordinaria? Qual è la sua idea? Lui sorrise, c'è un sorriso magnetico. Non cantate mai per la gente, cantate per voi stessi. Se poi la gente capisce meglio, questo è il senso della vita. Siamo responsabili per ciò che noi siamo, perché dobbiamo cercare il consenso? Ma questo è da politicanti di quarto ordine. Ma scusate, il consenso, e che ci vuol dire? Non vuol dire niente. Io ho delle idee, sono sbagliate, può darsi. Perché io sono contro l'eredità. Strano? Sì, forse, un po'. L'eredità materiale, sto dicendo, certo quella morale. Perché se mio padre mi avesse detto a 16 anni, non ti preoccupare, che tu faccia medicina, quel che vuoi fare, in 6 anni, 12, 24, 30, senti preoccupare. Via Carducci al numero 26, non è un indirizzo a caso. Scala A, secondo piano. Ci sono 80 metri quadri per te. Sarei seduto qui, secondo voi? Dai, forza. È facile. E perché? Perché mi avrebbe tarpato le ali. Avrei capito che tanto fare, non fare uguale, no? Tanto c'è tutto. È così che si fa. Ancora non sono nati quasi e gli dai tutto. Tutto, tutto, tutto. E si toglie il desiderio un bambino. Più gli dai e meno produce di fantasia, di creatività. E quindi se non hai desiderio, come fai a pretendere che possano avere delle passioni? Come fai a pensare che dopo le passioni possano avere dei progetti di vita? E infatti non ce l'hanno molti. E voi siete contenti perché stanno a casa, perché tanto tornano. Cosa fa tuo figlio? Boh. Ci sono dei genitori che fanno lo zainetto ai figli. Ma dico, ma un'idea in quella capoccia vuota, ce l'hai o non ce la fai? Ah, dice, se no si dimentica il vocabolario. È proprio questo lo scopo, no? Dell'educazione. Tu non fai niente, si scopre il vocabolario, va a scuola, in una scuola normodotata, che ti dà una nota e tu non reagisci, non ricorri al TAR, dici cosa devo fare io nella vita? Niente, tanto ti pagano lo stesso. Anzi, meno fai, più sono contenti. C'è gente che iscrive i figli a delle strane università dove basta che respiri e ti danno un diploma. Perché? Io ho fatto medicina in meno di 6 anni, non perché ero un genio, c'avevo furia di dire a me stesso che volevo qualcosa, furia di non essere più figlio, ma giovane adulto, dire
Io anche senza l'aiuto di papà ce la faccio. E lo dimostro. E mi lauro prima possibile e poi andrò ad Arezzo. Perché sono andato ad Arezzo. Vivevo in una stanzetta che c'era pure il lavandino in camera. Io penso che le prostitute ci avevano già qualcosa di meglio. C'era il nulla, ma io ero felice perché stavo cominciando l'opera. Che ti importa dove dormi? È una rete scavata? Capirai. Mangi pizza? Mangerai sta pizza. Domani mattina c'è da fare. C'è l'impresa. C'è il godere della vita. Non importa più. Che cosa vendono in un rave party? Cosa si vende in una piazza? Anestetici. L'alcol è un anestetico. La cocaina è un grande anestetico. Anche il crack, volendo, ti distrugge il cervello. E anche la musica techno è un anestetico. Quindi noi siamo per vendere i nostri ragazzi, le nostre ragazze, degli anestetici. Di modo che finalmente non sentano più nulla. Finalmente non faranno domande, finalmente non si inquieteranno per il mondo, perché questo è un brutto mondo, volendo anche vederlo. Visto che si ammazzano tutti i giorni dei bambini da qualche parte, non molto lontano da qua. Visto che, il futuro energetico non è così chiaro e neanche quello ambientale, quindi ci sarebbe da tirarsi sulle maniche. E dico, no, sì, ti rispondo, però vorrei sapere dove l'hai sentita questa cosa. A casa. A casa tua si dice che l'ambizione è una patologia. Sentita dire tante volte. Bene, quanti anni hai? 18 un po', perfetto. Questa sera stessa scappa, sfuggi, ti stanno ammazzando. Non ridete, per favore. Noi, educatori, siamo istruttori di volo. E perché mettiamo il piombo sulle ali? E che ci vuole per volare? L'ambizione? E cos'altro? I soldi? Sapete cosa mi dicono i ragazzi e le ragazze? Quando tu gli dici, ma cosa occorre nella vita per andare bene? Tre cose. Oh, finalmente. Idee chiare. Prego. Soldi. Interessante. Raccomandazioni. Ottimo. Terzo, fortuna. Chi è quel mascalzone farabutto che ha detto questo? Perché tanto questo l'hanno ascoltato da noi adulti. Chi è che di voi pensa che nella vita ci vogliono i soldi, le raccomandazioni e la fortuna? Madonna mia, ma voi lo odiate la vita. E se io vi dicessi che non è così? Steve Jobs non mi sembra un imbecille. È nato, abbandonato dai genitori, fortuna? Sì, fortuna, vero? Certo. E poi è stato adottato da dei signori che a stento arrivavano a fine del mese. Anche questa è un'altra fortuna ciclopica, giusto? E poi naturalmente è stato raccomandato dal senatore della California, è ovvio! E non è così. Siete dei falsari, non è così. È un ragazzo che con un suo amico si è messo dentro un garage, un piccolo garage, tipo Panda, non molto più grande, però c'erano le idee. C'era un'idea di fare una cosa che si chiama mouse. E la fai, la progetti. E c'hai il coraggio di rischiare, perché non c'hai nessuna garanzia che quell'idea possa di rivoluzionare il mondo. E invece rivoluziona il mondo. Anzi, col mouse fai una cosina su una freccetta e clicchi su e si aprono tutte le cose. Questo non c'era prima di lui. E non era fortunato, non c'aveva una lira. Ma cosa state raccontando pur di non educarvi? Inventate la qualsiasi cosa. Ma per l'amor di Dio, i soldi, pensate. Se fosse così, i figli dei miliardari sarebbero geniali. Vogliamo parlarne? Se fosse così, scusate, come mai? No, visto che il sindaco ci conosciamo dai tempi della Confartigianato, giusto? E dai tempi della Confartigianato. Semplici. Sono di una semplicità sconcertante. Sono perfino umili, meravigliosi. E allora basta far così, no? Una volta, la prima volta che incontrai Renzo Piano, era la mattina, mi ricordo, parlavamo, ero così emozionato. Gli chiesi cosa faceva da bambino. Come si fa a diventare così grande? C'è un principio, giusto? Il mio Mondadori è stato disastroso, che mi hanno scritto una lettera poi quando lessero. Continui a farlo psichiatra, eviti di scrivere perché non è il suo mestiere. Questo libro qua è il numero 40, quindi ho vinto io con la cuccitaggine. Avevo capito che era una porcata quello che avevo scritto, me lo sono detto da me, la prossima volta ci metti impegno. È così che poi cresci
Enzo Piano era un bambino, viveva in una parte occidentale di Genova. Ma disse questa cosa meravigliosa quando, alla domanda, ma che si fa da bambino? Enzo Piano che faceva? Giocavi a pallone? No. Andavi dai preti? Ma che perché? E quindi gli facevo i compiti, poi andavo su dove? Condominio, su, in alto. Ci sono le terrazze dove si stendono i panni. E tu che ci facevi? Guardavo l'infinito, chiaro? È molto chiaro, no? E voi gli regalate l'iPad, giusto? E lui guardava l'infinito. E i vostri figli devono guardare a 30 centimetri. Prognosi? Chi vince? Vince quello che vuole cercare gli orizzonti o quello che pensa di averli già trovati? Dite voi. Fate voi, però non venite a lamentarvi. Stiamo erodendo le nostre possibilità. C'è un'età che vive sull'età dei nonni, sulla pensione dei nonni, sugli appartamenti dei nonni. Quanto andremo avanti? Ve lo dico io. Ci abbiamo messo 40 anni a mettervi da parte le ricchezze. Ce ne vorranno una quindicina per scioglierle. Non di più. Attenzione, è così. E allora forse bisognerà fare quello che gli economisti chiamano PIL, cioè pensare che i ragazzi, le ragazze, possano essere prodotto nuovo, di nuove idee, di nuova creatività, di nuovi orizzonti. E perché no? Che c'hanno i ragazzi e le ragazze di meno di quel che avevamo noi? Anzi, io ho molto di meno di quello che c'ha mia figlia. Mia figlia c'ha Ryanair. Io non c'avevo un accidente di niente. Che siamo un ragazzo. E noi cosa dobbiamo fare? Beh, noi siamo sovrintendenti. Noi ci dovremmo occupare di una cosa, farci una domanda. Stanno cercando la felicità? La stanno cercando? Perché se la stanno cercando va bene. Come la cercano, la cercano. Io l'ho cercata a modo mio. Lo sapevi che Silvio Berlusconi è riuscito a triplicare il suo patrimonio grazie al forex trading? E sai una cosa? Anche tu, comodamente da casa tua, puoi iniziare questa attività senza la necessità di un investimento iniziale significativo. Puoi letteralmente partire con 0 euro in banca. La strategia segreta che Silvio ha utilizzato per triplicare il suo patrimonio era essere un pioniere nel mondo del trading forex. Ma cos'è il forex trading? Il forex trading è il mercato in cui le valute vengono scambiate. È un mercato globale decentralizzato dove i partecipanti possono comprare, vendere, scambiare e speculare sulle valute di diversi paesi. Gli investitori cercano di trarre profitto dalla variazione dei tassi di cambio delle valute, sfruttando le fluttuazioni del mercato. Il forex è il mercato finanziario più grande e liquido al mondo, con un volume di trading giornaliero di miliardi di dollari. Le transazioni avvengono tramite una rete di partecipanti, inclusi istituti finanziari, banche, imprese e trader individuali. Per iniziare con il forex trading avrai bisogno di una piattaforma di trading online che ti permetta di accedere al mercato forex e di effettuare le operazioni. Ci sono diverse piattaforme disponibili, alcune offerte da intermediari o broker specializzati nel forex. Alcuni consigli generali prima di iniziare con il forex trading sono la selezione di un broker. Dovrai trovare un broker affidabile che offra una piattaforma altrettanto affidabile. Apertura di un conto di trading. Una volta selezionato il broker, dovrai aprire un conto di trading. Analisi di mercato. Prima di effettuare qualsiasi operazione, è importante condurre un'analisi approfondita del mercato forex. Ecco, questi erano alcuni passi che devi ricordare prima di iniziare a fare forex trading. Ma tranquillo. In caso questo video raggiungesse i 3.000 like, sveleremo tutti i segreti che Silvio ha utilizzato per fare forex trading e riuscire a guadagnare anche 50.000 euro al giorno. Alla prossima!